Allora, io do il benvenuto Massimiliano subito al nostro ospite, che è uno dei pochi testimoni oculari rimasti della Shoah, Alberto Mieli, anche uno dei pochi a essere sopravvissuti al campo di Auschwitz. Grazie Alberto di Grazie a essere lei. venuto. Allora, Alberto, lei abitava a Roma, alla Garbatella, con Sì. sette fratelli, mamma Rosa, papà Umberto, e i primi cambiamenti, grossi cambiamenti, avvengono intorno ai 12 anni, quando lei frequentava come tanti altri coetanei la scuola e all'improvviso tutto cambia. Sì, cambia, cominciamo che quando mi chiamò il preside della scuola e mi disse piangendo che non potevo andare più a scuola. Lei non capiva, immagino, no? E lui, una degna persona, mi disse: è arrivata la circolare dal ministero che da domani non potrai più venire a scuola. Ma ricordo ancora quest'uomo alto con la barba bianca che piangeva. Il 16 ottobre del 1943 è una data impressa in modo indelebile nella nostra memoria collettiva perché è quella del rastrellamento del cosiddetto ghetto, no? Di Roma. Lei però quella volta riesce a sfuggire, è nel novembre che Sì, viene catturato dai tedeschi. Come? vengo catturato dalla Gestapo. Non detti retta a mia madre, che mi diceva di non uscire da casa perché facevano i fascisti le retate, che poi tutti i giovani, perché li mandavano a lavorare in Germania a quella famosa chiamata Todt, cosa di lavoro Una tedesco. fabbrica. Non gli detti retta, suonò l'allarme e andai al ricovero antiaereo, uno scantinato. Là vidi delle persone più sagge di me, più anziane di me, che dava dei soldi a due ragazzi della Resistenza, chi 50 lire, chi 30 lire, chi 20 lire. Io ricordo che avevo 10 lire e per farmi uomo li detti a questi ragazzi e questi ragazzi in cambio mi dettero due francobolli che io non detti nessuna importanza perché sarei un bugiardo e un ipocrita se dovessi dire che facevo parte della Resistenza, che ero un partigiano. A me non me ne importava proprio nulla. Questi due francobolli li misi nel taschino della giacca senza nessuna importanza, ma nel taschino della giacca avevo il portapettinino e il pettinino. Ancora non facevo parte della Cirio, non ero pelato. E basta, se non che dopo 3 giorni risuona l'allarme, ritorno nello stesso sito e dopo una ventina di minuti scendono tre della Gestapo, quattro ragazzi della Decima MAS, un'organizzazione fascista che vestiva come veste adesso i nostri ragazzi della San Marco, berrettino, stivaletti, e due in borghese, e ci mostrarono immediatamente le pistole dicendo che se qualcuno scappava loro avrebbero sparato. Lei è stato portato a quel punto a Regina Coeli No, con i. prima fui portato per mezza giornata al posto di polizia Piazza Campitelli, vicino Piazza Venezia, e a mezzanotte preciso fui portato al carcere di Regina Coeli, in 13, Con quei 7 francobolli in tasca. cattolici e 6 ebrei. In fureria, le impronte, ci levarono la cinta, i lacci delle scarpe.
Poi il furiere scandì 12 nomi su un foglio e fecero al secondino: questi vanno al terzo braccio. Mieli Alberto va al sesto braccio. Mi feci pure risentire, perché con rispetto parlando mancava poco che me la facevo sotto per la paura. Sai, immaginavo assassini, delinquenti, ladri. Alberto, al sesto braccio lei è finito, sono tante le tappe che portano al campo di Auschwitz, purtroppo non c'è il tempo per approfondirle tutte, però al sesto braccio lei finisce con i detenuti politici. Sì. Tutti questi detenuti, come sappiamo tristemente, sono morti alle fosse ardiatine. Sì. La strada di Alberto invece conduce al campo di Auschwitz. Sì. Alberto, è un ricordo drammatico ancora adesso, ma lei ha memoria del momento in cui le è apparso per la prima volta quel campo? Arrivammo di notte e appena arrivato i fascisti che ci portarono su, ci scortavano, non li fecero neanche scendere dal vagone, mentre i carri bestiame dove eravamo noi rimanemmo sbigottiti, perché vedere dell'ESS che picchiava con bastone, con pezzi di tubo di gomma animati da rame, menava vecchi, malati, donne in stato interessante. E là capii subito che... Dove era finito? Era la fine. Alberto, lei è un testimone oculare, l'abbiamo detto, no? Ha sempre sentito l'onere e anche il dovere di raccontare. Sì. Però ci sono cose che noi non possiamo comprendere, che non riusciamo ad afferrare, come la vita dentro quel campo, se vita possiamo chiamarla. Beh, io sono stato costretto a vedere l'apice della crudeltà umana, l'apice della bestialità in cui ci trattavano. Avevamo perso ogni identità. Le donne, per esempio, hanno subito più di noi per motivi fisiologici, e li portavano nelle baracche di sperimentazione a fare gli esperimenti, perché loro non avevano bisogno dei conigli, dei topolini per fare esperimenti, avevano a portata di mano le persone. Le persone. E vedere degli episodi che nessuna mente umana può immaginare. Quanti anni aveva Alberto? 17. Perfino lì dentro riesce a sopravvivere, forse, non so neanche se chiamarlo così, se me lo permette, un barlume di speranza in un'amicizia, quella con un angelo di nome Di Fatto, sì, Angelo Sonnino. Sì, e con lui... Ho spartito... Un ragazzo coetaneo? Sì, no, era più grande di me. Io ero del 25 e lui era del 22, era più grande di me. Con lui ha condiviso tutto lì dentro? Con lui ha condiviso tutto? Sì, e lui già aveva moglie e un figlio. E lo sentivo perché dormivamo insieme, uno da capo, uno da piedi. Dormivamo, era, diciamolo, letto, che quando uno si stancava doveva chiamarlo e dirle di rivoltarsi, perché lo sentivo piangere, ma mai mi sono permesso di dirgli perché piangi. Immaginavo perché pensasse al figlio e alla moglie. Quell'amicizia è sopravvissuta al campo, no? Sì. Lei è stato mandato nelle fabbriche di guerra a Sosnowiec a lavorare con i civili e forse questo le ha salvato la vita. Sì. Un giorno Giovanni Paolo II, tanti anni dopo, le ha fatto una domanda, no? Le ha chiesto come ha fatto a sopravvivere a quell'inferno. Ma poiché io ho lavorato con il fratello spirituale di Papa Wojtyła e andavo molto spesso in Vaticano, perché lui mi domandava come lo trattavano mio fratello, allora io gli facevo: guardi, santità,
Questo numero ce l'aveva anche suo fratello. E quante botte prendevo io, le prendeva anche lui. E un giorno mi disse: figliolo, ma come hai fatto a salvarti da quell'inferno? Allora le dissi: santità, a questa domanda non so rispondergli, ma essendo lei molto più colto di me, più istruito di me, più buono di me, credo che lei stia molto più vicino di me. Dovrebbe domandarlo al Signore. Io, Alberto, le faccio un'altra domanda. Come ha fatto a riprendere a vivere dopo quell'inferno, a continuare a vivere? Ma forse la gioventù, poi mi sono fidanzata, i figli, sa, ma non ho mai raccontato nulla ai miei figli. Perché? Ma non volevo addolorarli. Era un dolore che non voleva addossare a loro. Sì. Ha cominciato a raccontare e a ricordare più tardi. Che cosa l'ha spinto a parlare, a diventare un testimone della memoria? Ha spinto che era un dovere per coloro più sfortunati di me che non sono ritornati nelle loro case. Quando lei racconta, quali sono le reazioni che suscita? Si scontra con l'incredulità? Riesce a toccare il cuore dei ragazzi a cui parla? Lei parla spesso con i ragazzi? Sì, ce l'avevo qui. Ci sono delle lettere di ragazzi della terza media che credo che parlino molto più bene dei ministri per come hanno composto queste lettere. Quindi la interpellano, c'è un filo con i suoi... Stanno e rimango esterrefatto nel vedere che questi ragazzi, nella maniera in cui ascoltano, io penso arrivo fino a Bolzano, adesso devo andare... Vai a Cilia, tra poco. Vado a Cilia, vado a Vieste, a Bari, ho 90 anni... Finché ce la faccio, va. Continuerà. C'è una cosa che voglio condividere con lei, insomma, con voi, no? Che mi ha dato molto da riflettere. Qualche anno fa mio figlio è andato con la sua classe, la prima media, a fare una gita di 3 giorni per conoscere nuovi compagni. È tornato e mi ha detto, mamma, c'è un bambino, che poi è diventato un caro amico di tutti quanti loro, che la sera, erano 9 in una stanza, immagini il caos, tanti ragazzi, ci ha ridotti tutti al silenzio, ci ha commossi, ci ha colpiti, perché ci ha raccontato la storia del nonno. Quel bambino era Gabriel, il nipotino di Shlomo, Venezia, uno dei pochi sopravvissuti al Sonderkommando. Allora io ho pensato che quel bambino ha potuto più di qualsiasi libro scritto con i suoi coetanei, cioè è arrivato dove non arriva neanche... E allora ho pensato a lei, no? Che non ha voluto parlare con i suoi figli, però ha parlato con i suoi nipoti. Ce n'ha 6 e 7 pronipoti. Soprattutto ha parlato con Martina e ha cominciato a farlo quando Martina aveva 6 anni. Sì. È vero? Le raccontavo degli episodi, che episodi gravi, chi è quel ragazzo che non ha mai veduto un cucciolo di un cane, un vicino, si ha paura pure di toccarli, invece loro prendevano bambini di 3 mesi, li prendevano per i piedini, nudi perché balbettavano dal freddo, li prendevano per i piedini, li facevano dondolare 5-6 volte e poi con violenza li tiravano in alto e sparavano. Come fossero volatili. Alberto, quanto è importante per voi? I testimoni rimasti, consegnare questa memoria ai nipoti. E che cosa pensa del mondo che circonda questi nipoti? Lo guarda con speranza questo mondo? Sì, o lei sì, che è sopravvissuto alla Shoah con preoccupazione? No, io come vedo, come ascoltano i ragazzi, c'ho speranza. Cioè, credo che
questo mondo dovrà cambiare in meglio, e perché vedo delle ragazze che piangono, che cosa si vede che ascoltano. Quante volte io ho visto in campo di concentramento gruppi di ragazze appena adolescenti che piangendo venivano avviate nei bordelli a soddisfare le voglie sessuali delle SS. E vi posso garantire che il 90% di queste ragazze non conosceva che cosa volesse dire sesso. Certo, adesso è tutto cambiato, sono passati 72 anni, 4 generazioni. Se prendiamo una ragazza di 14 anni oggi, benché non abbia fatto ancora sesso, però ne può dare lezioni. Alberto, concludendo, diciamo, se è possibile mettere un punto a argomenti così, le chiedo qual è la cosa più bella che le ha suscitato più consolazione, che le ha detto uno dei suoi nipoti quando raccontava loro la sua storia. A un certo punto smettevo perché li vedevo piangere. E nonnina, sa, mi calmavano, sa. Ma la giornata più di gioia l'ho avuto proprio a Sosnovich. 15 giorni prima l'80% della SS venne... Torniamo indietro quindi al campo. Venne mandata al fronte e vennero sostituiti dai soldati della Wehrmacht, della Marina, dell'aviazione, sa? Ma erano persone anziane, era la riserva. Un giorno stavo ramazzando dietro le cucine, sentì battere su una finestra della baracca sul vetro e vedi questo della Wehrmacht che mi indicava di venire là. Lasciai lo scopettone per terra, là mi misi sull'attenti, lui aprì la finestra e mi regalò un pezzo di pane. Ma non fu il pane. Il gesto. Il gesto. Perché pensai, non tutti i tedeschi sono così malvagi. Grazie Alberto. Niente. Grazie della sua testimonianza.